Lasciamo il calcio per parlare di softball e allora ci andiamo a collegare subito in diretta con il nostro Paolo Durante che è insieme al suo ospite e ci parla di ciò che stanno facendo le ragazze nel baseball femminile. A te la linea Paolo, buongiorno. Sì, grazie, buongiorno, buon pomeriggio da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli. E hai detto bene Fabio, perché ci occupiamo oggi di batti e corri al femminile, ovvero in una parola di softball. Ho qui vicino a me Fabio Borselli che guida la prima squadra dell'Atoms Chieti. Buongiorno. Buongiorno. E allora, a lui chiediamo, visto che siamo ormai nell'imminenza ormai del campionato di Serie B, sabato scatterà il campionato di Serie B, è tutto pronto? Beh, a dire la verità tutto pronto non è mai, però incrociando le dita siamo pronti, ci siamo. Credo che siamo alle soglie di una stagione importante, le ragazze sono cariche, speriamo di fare una buona stagione. Noi ci troviamo tra l'altro proprio nell'impianto di Chieti Scalo dove si allenano e giocano le ragazze dell'Atoms, impianto che si chiama il Diamante, no? Così viene denominato. Va detto anche che l'anno scorso l'Atoms Chieti militava nel campionato di A2, poi ci fu purtroppo dal ritorno da una trasferta un incidente stradale che coinvolse un po' tutta la squadra, ancora oggi ci sono delle ragazze che stanno recuperando, da qui l'iscrizione al campionato di Serie B. Come è strutturato questo campionato, Fabio? Beh, dunque, intanto c'è una prima fase a gironi, noi siamo inseriti nel girone centro-sud, giocheremo in un girone a 6 squadre, giocheremo 20 incontri con trasferte abbastanza lunghe e complicate, e il tasso tecnico è elevato. Io dico sempre che la Serie B è veramente più complicata della Serie A2 perché si trova un po' di tutto, c'è da fare un sacco di chilometri e perché poi c'è molto più agonismo, c'è una carica agonistica molto forte. Consideriamo che ci sarà una sola promozione alla fine della stagione, quindi il lotto delle compagini accreditate è agguerrito. Affronterete subito in trasferta una formazione romagnola, Emilia Romagna e anche Toscana sono le altre formazioni insieme all'Abruzzo. Sì, il primo incontro in trasferta a Valmarecchia, società solida con una bella tradizione, noi andiamo con l'incoscienza di una squadra che mescola l'esperienza di alcune delle sue atlete consolidate con l'inserimento di alcune giovani molto promettenti provenienti dal vivaio. Cercheremo di interpretare al meglio le gare, vedremo come va a finire. Obiettivo dichiarato per questa nuova stagione? Beh, proprio per la composizione della squadra che è tutta da rivedere e ricostruire, credo che noi puntiamo a fare un'ottima stagione, ad amalgamare il gruppo, a costruire soprattutto risultati solidi. Poi vedremo alla fine della stagione come va a finire. Fabio, prima ho detto che sei l'allenatore della prima squadra, però voi avete un florido settore giovanile. Beh sì, sinceramente un florido settore giovanile, molte ragazzine e anche ragazzini, perché noi qui in collaborazione con Chieti Baseball stiamo svolgendo un'attività di raccolta di giovani talenti. C'è un bel movimento giovanile qui a Chieti, sicuramente. Allora, abbiamo detto esordio in trasferta sabato prossimo 6 aprile, la prima in casa invece il 13 qui sul Diamante di Santa Filomena a Chieti Scalo, contro chi? Mi pare Bologna, però francamente... Forse Parma? No, forse Parma, giusto. Forse una. Ho studiato. Hai studiato? No, non mi cogli impreparato, però è il tipico lapsus. Adesso siamo concentrati su Valmarecchia. Noi abbiamo imparato a giocare domenica per domenica senza porci troppi problemi su quello che viene dopo. Parma, sì, una delle due formazioni di Parma, che è una delle accreditate alla promozione, hanno fatto una grandissima operazione invernale di costruzione della squadra, credo che ne vedremo delle belle. Allora io ringrazio Fabio Borselli, naturalmente in bocca al lupo alle ragazze dell'Atoms Chieti, da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli è davvero tutto, studio.